È stata una bella sorpresa ricevere l'invito per la prima di un film TV realizzato per la RAI e dedicato al giorno della memoria. È un film corale, scritto e girato pensando a un pubblico giovane. Ma questo non toglie che la vostra Comtesse e anche il mio caro Ambrogio, che ora me lo sta proiettando nel mio cinema privato per la terza volta, ne sia rimasta ben impressionata. Un gruppo di liceali capitanati da Sofia si imbatte nella storia, quella con la S maiuscola, mon chouchou. Sofia è una ragazza che ama suonare il violino, figlia di un famoso pianista e di una madre che non ha ancora trovato le note giuste su cui instaurare una comunicazione con lei. La capisce di più la nonna, che cura i suoi tormenti e che sarà uno specchio su cui riflettersi. Il ritrovamento in mansarda di una vecchia valigia dentro cui era stata cuscita una lettera nel 1946 fa riemergere la storia di Sarah Cohen, bambina strappata alla sua famiglia il 16 ottobre 1943, giorno in cui i nazisti rastrellano il ghetto di Roma. Viene salvata da morte certa all'interno di un convento romano. Il lavoro da veri investigatori di adolescenti delle due culture, cristiani ed ebrei, va in parallelo con la creazione di un laboratorio di rappresentazione della storia di Sarah Cohen e della storia tout court. Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma parte dalla volontà di creare un filo che lega gli anni della Seconda Guerra Mondiale ai giorni nostri. Un filo che nel viaggio non si strappa, che non perde nulla della verità dell'epoca, ma che rende giustizia al passato attraverso gli occhi e l'interpretazione di liceali che vivono gli anni 20 del terzo millennio. Il passato e il presente così si fondono, si intersecano, si autoalimentano in un continuum di voci, di idee, di sguardi, di culture. Il regista Giulio Base, amante come me della Nouvelle Vague e del neorealismo, realizza un'opera che molto ha in comune con quelle degli anni 50 europei. La macchina da presa gira tra le strade di Roma ed è chiamata a compiere panoramiche soggettive, assi inclinati e raccordi, fino alla scena centrale di tutta la narrazione che rappresenta il climax e ci viene consegnata con un assoluto silenzio. In una sorta di opera prima per Israel Cesare Moscati, lo sceneggiatore che ha voluto fortemente questo progetto e che ha dedicato la propria professione alla memoria, il film contiene temi e sottotemi importanti: la Shoah, i giovani, lo sport, il conflitto generazionale, la storia, Roma. Non perdetelo in anteprima su Rai Play il 27 gennaio, giorno della memoria. Pour ne jamais oublier.